non dobbiamo farla toccare i cani. Adesso poi andiamo lì a pulire che non so io il vento, un po' lo spazzino. Butta tutto quanto per te. Io non so come mai ogni tanto si bloccano le immagini. Devo provare a svuotare un po' il telefono. Io e la mamma siamo andate giù e abbiamo messo un po' a posto dove ci sono i vestiti. Molti vestiti sono della taglia dei bambini, quindi li abbiamo portati su così almeno li possono mettere, anche se vabbè adesso siamo chiusi in casa, solamente due di loro andranno a scuola. Invece gli altri, alcuni sono da buttare e altri invece, quelli più piccoli, li ho messi da parte, che sono da portare all'associazione. Thank you.
siamo un po' che siamo svegli. Adesso vado a farmi un tè, una tisana. Oggi è domenica. E, ieri sera ho guardato e ho avuto l'ufficialità che da lunedì siamo zona rossa e siamo in DAD, quindi sicuramente inizieranno, come vi avevo già anticipato, come vi avevo chiesto, i vlog tutti i giorni, così almeno siamo assieme, ci teniamo compagnia e niente, tanto se siamo di nuovo a questo punto, almeno. Adesso ho pulito il tavolo, che avevano fatto colazione, e adesso vado a dividere la roba che ho portato su ieri insieme alla mamma, che vi dicevo. Così almeno poi oggi pomeriggio, visto che è una giornata bellissima, adesso poi vi faccio vedere, oggi pomeriggio vado di nuovo sotto e vado avanti col lavoro che stavamo facendo, così almeno sistemiamo tutto quanto e andiamo avanti, perché lì veramente c'è un casino che non si riesce neanche a capire dove si deve passare. Lì stanno guardando Gumball, giusto? E niente, quindi io inizio con i lavori. Questa qui che vedete è la penisola che aveva comprato la mamma tanto tempo fa e che aveva portato qui quando era venuta ad abitare, ed è rimasta di sotto per tanto tempo inutilizzata. Così, visto che ho questo posto in cucina, adesso che non c'è più il tavolo, ho deciso di portarla su. Come,
생각한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데. Yeah, yeah, yeah. 2 commissioni e quindi visto che è l'ultimo giorno oggi che si può uscire, si può andare assieme, ho deciso di portarmi Giorgia e poi invece la prossima volta che andrò dovrò andare da sola. Adesso vediamo questa settimana se ne occuperà Maurizio di prendere delle cose o vediamo come fare, perché essendo a casa con tutti i bambini e non potendomi muovere, o comunque che hanno degli orari, fanno didattica a distanza, vediamo cosa riesco a fare. Comunque adesso andiamo a fare la spesa, andremo al Lidl se nulla cambia. Poi dobbiamo andare anche alla Prealpina a prendere le mascherine per mano, queste qui, le FP2, che così almeno è tranquillo, visto che deve andare ad acqua col pullman e tutto quanto, mi sento un po' più tranquilla. E niente, è tutto qui. Quindi ci vediamo dopo. Allora, siamo tornati a casa e adesso vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, uno di spinaci in foglie porzionati a cubetti, uno di minestrone 16 verdure, uno di cordon bleu di tacchino e pollo, hamburger di suino, poi due di penne rigate 100% grano lucano trafilata al bagno. Non l'ho mai provata questa qui del Lidl, fatemi sapere se voi la utilizzate, se l'avete già assaggiata. Io non l'ho mai provata e volevamo provarla. Due confezioni di pomodori Piccadilly, una confezione di cracker con pomodoro grana padano e due broccolini da 500 grammi. Confezioni di American sandwich, quello integrale, due pesti alla genovese, uno senza aglio e uno con aglio, due sugo di pomodoro con basilico, queste qui della Italiamo, non l'ho mai provato, quindi vi farò poi sapere come ci troviamo, cioè cosa ne pensiamo. Un'altra confezione di cordon bleu di tacchino, un pacchetto di grana padano, un pacchetto di erbette campagnole, un pacchetto di mix grattugiato fresco, una confezione di cuori di iceberg e poi il tè in bottiglietta alla pesca e al limone per Manuel e Sabrina che andranno poi a scuola. Una confezione di lattughino fresco, un'altra con cuori di iceberg, un'altra confezione di cordon bleu, una insalata pasta, spinaci in foglie porzionati a cubetti, bieterbet cubetti, due confezioni da 6 di uova perché le altre erano finite perché c'è stato l'assalto del supermercato, pesto rosso che è senza glutine, così al posto di quello verde gli ho preso quello rosso per cambiare un po', e poi ho preso queste due marmellate perché adesso non potevo andare a prendere e andare a girare per prendere la Rigoni eccetera eccetera,
Allora, ho preso questa qui. Ai lamponi e ai mirtilli, così intanto le proviamo, vi diciamo come sono e fatemi sapere se vi piacciono, se le prendete. Io veramente queste marmellate così un pochettino strane le adoro, quindi vanno bene. I fusilli, una bottiglia di latte alla mandorla, questo qui bio che si blocca. 4 latte parzialmente scremato, questo qui della latteria, sempre per il solito motivo, perché l'altro latte non c'era, ma vabbè, fa niente. Va bene anche così. Questa è tutta la spesa. Adesso, come facciamo normalmente nello svuota, questo è un vlog, vi lascio lo scontrino e niente, adesso a fare due lavori e poi quando preparo cena vi faccio vedere cosa mangiamo stasera. Eccoci qui durante la cena, io spero che questo vlog di 2 giorni vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale, noi ci vediamo domani con un nuovo vlog, ciao!